Ciao ragazzi, sono Siro Blio, come state? È un po' che non ci sentiamo così per una diretta video, però oggi sono qui per dirvi che se andate a spulciare il mio canale YouTube, da oggi potrete trovare caricata una nuova playlist con diversi video che si intitola Parole qua e là nel dolce far niente e nonché si intitola così perché uno non ha niente da fare, quindi caccia parole a caso. Semplicemente il titolo racchiude un po' quei momenti che rappresentano quelli di una persona qualunque. Sono pensieri comuni di un artista qualunque che in qualche modo ho voluto, tra virgolette, inscatolare in questa sorta di playlist un po' per rendere partecipi le persone di alcune riflessioni o di alcune vedute sulla vita, sulla musica principalmente, perché molte trattano sicuramente di argomenti musicali e di vedere un po' che effetto facevano le mie idee buttate nella rete in qualche modo, no? Quasi come se fossero anche delle piccole confessioni, se vogliamo, perché molto spesso nella società di oggi che sta andando verso l'individualizzazione si fa sempre più fatica ad avere rapporti umani concreti e quindi vuoi per il lavoro, vuoi per altri aspetti comunque riguardanti magari la persona, in qualche modo si cercano delle nuove strategie di comunicazione e questa comunque, visto che oggi internet dà la possibilità di avere strumenti di questo tipo, sembra una buona strada. Comunque sono cambiate tante cose, dicevo, dall'epoca, per quanto riguarda comunque in tanti settori, in primis, per quanto riguarda le amicizie. Le amicizie attualmente sono qualche cosa dalla quale io mi sono distaccato, un po' per scelta personale, perché comunque è come se in qualche modo ti arriva dentro la voglia comunque di cambiare e quando senti comunque qualche cosa che ti stimola all'interno, che ti punzecchia e ti dice guarda, ascolta quella vocina, ascolta quella voce interiore che hai dentro, tu cerchi un po' di tagliare i ponti con tutti semplicemente per fare un po' di chiarezza in te, per isolarti magari nei tuoi mondi, nelle tue stanze o comunque cercare situazioni anche esterne, se vogliamo solitarie, per poter in qualche modo fare la quadra, cioè capire dove si sta andando, che cosa si è fatto, un po' un resoconto. Un'analisi, un'autoanalisi personale, per mettere un po' i puntini sulle i. Molte volte, o diciamo in tante occasioni, tante persone hanno confuso un po' questa cosa, forse con il fatto che io in qualche modo mi sia isolato volontariamente perché non condividevo comunque certe vedute, modi di fare, situazioni. Senza capire che invece spesso nella vita di un individuo che magari sta camminando in qualche modo, che poi si possa chiamare evoluzione o involuzione, esistono dei momenti in cui bisogna fare il punto della situazione e in qualche modo soffermarsi e ragionarci su, no? Quindi il mio non vuole essere assolutamente un isolamento da queste persone. Anche se c'è da dire che ci sono delle situazioni che adesso descriverle veramente sarebbe troppo lunga, però esistono delle situazioni in cui tu magari cerchi certe dimensioni, prendendo per ipotesi il silenzio, che è una cosa che chiaramente oggi suona un po' fuori moda, se vogliamo, dai classicismi. Perché tutti cercano il posto più rumoroso, il posto più in, il posto più fashion, cercano comunque posti con tante ragazze dove si possa fare casino, dove si possa in qualche modo comunque accrescere, se vogliamo, il proprio ego, no? Gonfiare un po' la propria natura, la propria persona per essere più carichi, poi boh, forse di qualcosa, diciamo che io col tempo ho reputato molto più effimero.
E quindi in qualche modo quando tu arrivi in certe situazioni dove magari sei stanco mentalmente, fisicamente, hai bisogno comunque di avere un confronto, di una certa solidità con certe persone, invece ti arrivi lì e arrivi e vedi che tutti sono pimpanti, pazzerelli, sorridenti, a bomba, riposati. È tutto e tu un po', cioè voglio dire, in qualche modo non stai cercando quella stessa cosa, no? E chiaramente questo può portare poi uno squilibrio in tutto, cioè comunque se tu non cerchi quella dimensione ed è come se tu un fiume silenzioso improvvisamente ti imbatti nell'oceano che ti viene addosso, comunque in qualche modo. Insomma, non va bene, no? Quando si cercano comunque certe dimensioni, certe situazioni, e invece in maniera ripetuta te ne trovi altre, allora incominci a dire, ma qui la gente, cioè, si è accorta per caso di come sono, si è accorta veramente, voglio dire, in qualche modo del mio status, cioè che sembra quasi un chiedere la carità, no? Perché uno arriva lì, non è che pretendi l'inchino in ginocchio, che la gente comunque capisca, però in qualche modo neanche proprio andare dritti col paraocchi come cavalli per la stessa strada senza poter neanche minimamente immaginare quale sia lo stato d'animo della persona che arriva. Ma quindi questa per dirne una, ma ce ne sarebbero veramente tante, voglio dire, non è soltanto quindi una questione, se vogliamo, proprio di dimensione, è una questione anche proprio delle cose che si fanno, che tu arrivi a un certo punto che non cerchi più le stesse dimensioni, cioè non cerchi più i posti casinari, non cerchi più i posti dove c'è la figa, per dire, o comunque anche magari proprio come mood, come modalità di vita, cioè non ti piace più comunque l'idea di essere accostato comunque a determinate persone che mettono magari al primo posto sempre il fatto di far soldi, il fatto di andare in giro vestite alla moda, sempre strafighe, strabelle, cioè incominci a crescere, comunque in qualche modo chiamiamola crescita, e cerchi una dimensione molto più silenziosa, magari una buona cenetta, un buon pranzetto, quattro parole belle con delle persone comunque valide che sono lì perché avvalorano comunque la tua presenza, cioè in qualche modo non sei un numero, perché anche qua tante volte comunque si va di qua, si viene chiamati di qua, di su, di giù, però poi chiediamoci, ma qual è il fine in realtà di sta persona? Cioè ti vuole perché sei tu, o ti vuole per fare numero, per arricchire un po' il panorama del palinsesto che si è fatto in mente? Quindi parlando di amicizie, diciamo in questo periodo qua non è che va molto alla grande, anche perché quando si fanno certe scelte, come si dice, si sacrifica sempre un po' di verità. Però comunque se per una persona è necessario vivere comunque tutto questo, sente di volerlo vivere, questo non significa che ha tagliato completamente i ponti col mondo, significa che ha la necessità di un tempo medio-lungo, chiaramente non ha una data di scadenza, però ha bisogno di lavorare un po' su se stesso, di guardarsi dentro. E per farsi chiarezza, tante volte quando sei in mezzo alla confusione, al casino, al turbinio, così diciamo, non trovi nessuna strada, no? Hai bisogno comunque di far pulizia, di far chiarezza, di cancellare tutto, spazzare tutto quello che comunque può essere un ostacolo. Per quanto riguarda magari una rinascita, una ripresa, quel cercare un po' la luce, quel cercare quel cuore che torna a battere, perché comunque da tanti anni il cuore è gelato, cioè io lo sento gelato, ed è difficile in qualche modo trovare qualche stimolo molto forte che possa riaccenderlo. Quindi è chiaro che tu se sei congelato da diverso tempo, è normale che cerchi poi prima o poi quel calore, cerchi quel qualcosa che possa in qualche modo, diciamo, ridonarti, e quindi non è che aspetti la luce, però hai bisogno di in qualche modo isolarti, se così vogliamo dire, per poter fare un po' di pulizia, un po' di chiarezza. E questa è una cosa che appunto mi spiace perché
viene fraintesa, non viene tanto capita, viene un po' presa quasi anche in giro, se vogliamo, no? Viene un po' sminuita, quando invece io da tanto tempo comunque davo già degli input e dei segnali a tante persone. Chiaramente la capacità poi di leggerti, varia da individuo a individuo. Questi anni poi ognuno di noi ha fatto comunque dei cambiamenti, c'è chi ha perso la ragazza, c'è chi ha preso la sua strada, c'è chi ha preso strade comunque alternative, quindi ogni persona in realtà, realizza e fa le cose a seconda anche un po' di quello che vive e utilizza la sua metodologia, quella che ritiene più corretta per se stesso, per poter in qualche modo evadere, no? Se vogliamo, dalla delusione, dal trauma, dalla botta che ha preso. C'è chi magari va a ballare, c'è chi invece preferisce, magari come nel mio caso, rimanere un pochino da solo. A me piace molto scrivere, infatti io sto continuando comunque a produrre tanti dischi, perché è una cosa che alla fine io ho sempre vissuto come terapia, la musica. Mi piace, mi dà la possibilità di svuotare su carta tutto quello che ho dentro, un po' quasi come per ripulirti, per ripulire il tuo interno e in qualche modo star bene, no? Anche se poi ci sono dei momenti in cui questo processo può inviluppare e insomma va a finire che sì, è un po' una medicina da un lato, però poi dall'altro chiaramente insomma, ti destabilizza un po', perché alla fine scrivere è comunque in qualche modo scavare dentro se stessi e quindi scavare fa male, cioè fa male. È meglio comunque lasciar tacere certe voci dell'inconscio o certe parti, diciamo, intime, no? Se vogliamo, meglio lasciarle dormire forse. Quindi scrivere è sempre comunque qualcosa che ti porta a star male, a soffrire. E quindi diciamo che per le amicizie è un po' così, se vogliamo, questo era un po' un piccolo preambolo che ho fatto per poi in qualche modo immettervi nei prossimi video, che se volete mi fa piacere se gli date un occhio, mi dite la vostra. Comunque sul mio canale ce ne sono un po', ci sono comunque anche tante canzoni nuove di cui ho realizzato il video. E anche lì se mi commentate, mi fate sapere la vostra, ben accetto. E quindi che dirvi? Vi lascio con un piccolo saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.